Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xiudea e ragazzi, mamma mia, innanzitutto parliamo subito dell'argomento più importante di oggi, che son certo quelli che si sono appena svegliati Sono lì così che mi chiederanno: Xuder, perché io non ho le missioni del compleanno? Ragazzi, le missioni sono state implementate a tutti, ragazzi. Questa mattina alle 2 del mattino c'è stato un aggiornamento abbastanza rapido, ma nello stesso tempo efficace, come già twittato ieri da Fortnite, e tutti abbiamo disponibili le missioni del compleanno per ottenere lo spray extra, l'emote unica e ovviamente il backpack per qualsiasi nostro personaggio. Quindi ragazzi, mi raccomando, fatele, si va avanti fino al 7 agosto con le missioni, quindi non dovrebbe esserci troppo problema per farle. Mi raccomando, ottenete anche voi le cose uniche. Oggi ragazzi voglio parlarvi di una roba di una roba che il Fabione mi ha recuperato su Insu, sul codice sorgente del nostro Fortnite, e che ci fa vedere, ne parleremo assieme, forse un nuovo veicolo singolo. Aia, mi sembra come Battlefield 4. Aia, aia, chi ci gioca già lo sa, e andremo anche a vedere ragazzi le 4 nuove emote che saranno disponibili nei prossimi giorni nello shop. Ragazzi, ce ne sono un paio che sa che me la shoppo un pochettino, sa che faccio pazzatina con una delle due, ragazzi. Ma prima di cincischiare e cicciarlare, andiamo a vedere prima le emote, ragazzi. Dai, prot. Allora, questa è la prima, non sono immagini, raga, sono video. Questa è la prima emote. Ma perché? Dovrebbe essere l'emote che abbiamo appena vista, esatto. È una, si chiama Living Large, di rarità epica, disponibile prestissimo nello shop. Emote numero 2, raga, il Finger Wag. Rarità non comune, ragazzi. Dovrei farcela vedere un'altra volta. Questa non mi dice molto. Proseguiamo con la numero 3, Intensity. Bella questa. Questa gli piace alla Pami. Questa la prendo. Ma perché? È lunga. Non male. Rarità sembra non comune, ma secondo me è epica. E Hands, bella. Anche questa non comune. Ma perché? Queste, ragazzi, erano le 4 emote che vedremo nei prossimi giorni, circa nei prossimi 8-10 giorni su Fortnite. Quindi se ce n'è stata qualcuna che vi è piaciuta particolarmente, mi raccomando ragazzi, mettiamo da parte il grano che c'è da sciopazzare leggermente. E non è finita qua, ragazzi, i leaks e le nuove informazioni non sono finite qua. Come avete visto, purtroppo è successa una cosa che tutti ci aspettavamo e che non è appunto accaduta: parco giochi per noi non è arrivato, ragazzi. Era un post ufficiale sulla pagina Twitter di Wii Game, che annunciavano per il giorno 24 il ritorno di Playground e delle 50 versus 50. Avevamo anche visto che nelle cartelle di gioco era stata implementata la sottocartella Playground e la sottocartella 50 versus 50. Ragazzi, il Playground, almeno fino ad adesso, non è
arrivato su Fortnite. Ci auguriamo, ci speriamo che oggi 25 luglio fra 2 giorni è il mio compleanno, che oggi 25 luglio, ragazzi, verrà implementato di nuovo il parco giochi, quindi siamo qua tutti ad aspettare il grande rientro, anche perché sarà Playground 2.0. andate a vedere il mio video dedicato con tutte le modifiche che sono state apportate in questa nuova modalità. Ma adesso ragazzi miei, mi tengo ragazzi, perché guarda qua cosa ti faccio vedere. 3 2 1, Bajanga, guardalo qua. Cosa vi sembra visto così, ragazzi? Cosa vi sembra visto così? Non è un sommergibile. Non è un sommergibile, ragazzi. Sono state recuperate 3 immagini. Ve le faccio vedere un pezzo dopo l'altro. Dai, è facilmente riconoscibile con lo blocco che c'è sulla parte alta del corpo centrale, ragazzi. Ve ne faccio vedere un'altra prima di dirvelo. Questa dovrebbe farvelo capire, ragazzi. Ai, e non è un pistone dello sterzo o una leva del cambio, ragazzi miei. Sbadong, è stata recuperata l'immagine di un carro armato. E vi dico una cosa, ragazzi, questa è una mia congettura, non credo che sia un veicolo guidabile. Da cosa lo capisco? Lo capisco dal fatto che non sia guidabile da noi, che c'è un'antenna, ragazzi. Secondo me è un tipo una macchina telecomandata che però spara. Se volessimo utilizzare un termine utilizzato anche in altri videogiochi, spara tutto, potrebbe essere un drone, ragazzi. Già lo abbiamo visto su Rainbow Six Siege, ma c'era anche su Battlefield, adesso io non saprei se ci fosse anche su Call of Duty. Ma con il drone noi possiamo muoverci nella mappa senza ovviamente essere colpiti, in quanto siamo nascosti, e se quel cannone che abbiamo visto prima dovesse funzionare, cosa che credo sia abbastanza così, beh, state pronti a vedere le guerre coi veicoli radiocomandati. Secondo me, ragazzi, è una cosa che va un po' a sostituire l'OP del missile guidato, perché comunque è sempre qualcosa di radiocomandato che può essere utilizzato dalla distanza, ma che secondo me porterà delle novità su Fortnite che saranno anche abbastanza impregnative, che non so cosa vuol dire, per quello che riguarda il gameplay, o meglio lo modificheranno sicuramente. Beh ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, mi raccomando un bel pollicione in su se vi è piaciuto, e iscrivetevi in tantissimi al canale, raga, siamo quasi a 70.000. Vi ricordo anche una cosa: per chi volesse seguirmi su Clash Royale, troverete, ragazzi, su Instagram dei video che farò più o meno ogni giorno, ogni 2 giorni, con qualche partita, qualche unboxing, qualche upgrade. Noi ci vediamo in live, ciao!